My Time è un gruppo di Torino che mi hanno sponsorizzato per il passato, quando io facevo le gare. Sono rivenuto a tornare a chiedermi questa aiuta per Simone perché piaceva tanto Simone come pilota, come mentalità, come persone fuori anche del campo della moto. Love My Time ha creduto molto in me, mi ha voluto bene. E nello stesso tempo ha voluto darmi da parte una spalla molto importante per me, che è Cédric Mellot. Ho visto un po' legnoso all'inizio, Sì. poi sì, non ti fa male, è chiaro che poi ti rilassi di più, no? Cédric Mellot non l'ho mai conosciuto. L'ho sempre ammirato come pilota perché quando vedevo le cassette, andavo a vedere le gare così, era sempre nelle prime posizioni. E non mi sarei mai immaginato di riuscire a conoscerlo e magari come quest'anno riuscire a lavorare con lui per tutta una stagione. Per me Simone è una persona che può andare tanto tanto lontano, ci vediamo al mondiale perché è giovanissimo e siamo all'inizio di una bella avventura perché secondo me a 17 anni ha ancora tutto il futuro davanti a lui, non ha paura di lanciarsi a fare un certo tipo di salti o di curva, cioè non si tira indietro per niente e quello è molto importante. Per me di avere un pilota che non ha paura già alla base e Simone per me è uno di questi piloti che ha voglia di crescere. Ma Cédric penso che sia una persona fantastica, che abbia voglia di crescere un pilota e voglia di farsi conoscere come un buon preparatore. E io ho bisogno proprio di lui perché grazie a lui, dal mio punto di vista, posso crescere molto. Sulle salti perfetto, io direi che boh, si ti fa ancora un po' male la mano, cioè, oggi lavoriamo ancora un po' di più lavoreremo ancora di più un po' le curve. Su questa qua entri in curva, perfetto, solo tu hai visto, la chiudi magari un po' troppo veloce, Devo allargare un po' il ma lasciala tiro. scorrere comunque, poi sulla rettilineo rivieni sempre sull'esterno, come tu lo sai, questa qua, cioè io non la chiuderei così, lascia scorrere sempre la moto, magari non saltare doppio subito, fai single, poi doppio, ok? Sì. Il peggiore difetto di Simone è che si dimentica abbastanza veloce, ed è cosa che abbiamo imparato il giorno prima o la settimana prima. Prova a saltare 20 volte un salto e si dimenticherà di fare la curva come l'abbiamo imparato il giorno prima. Cédric mi dice in continuazione di fare quello che mi piace fare, cioè divertirmi sulla moto e nello stesso tempo migliorare le cose che mi penalizzano, magari la staccata, la curva. E grazie a lui stiamo facendo un buon passo avanti e
spero di riuscire ad arrivare in un momento della stagione e essere al 100%. Tu praticamente, piuttosto di entrare e dare il tuo colpo di freno qua, quando lui parla con me così per migliorare e spiegarmi una, si può dire, una curva, un salto così, mi piace molto perché cerca di parlare l'italiano perfetto, ma si inceppa certe volte. Lo dai più là. Così tu arrivi, lascia scorrere la moto senza che tu pensi, quando arrivi là devi toccare il meno possibile il freno, capito? Così non si rompe le poggia e tu tieni la tua velocità. Anche può fare così, guarda. Può anche venire più largo qua. Dai Simone, dai, su, dai Simone, sempre così fa. Non penso che lui ha ancora capito bene che questo ambiente che stiamo mettendo attorno di lui è veramente un'opportunità molto, molto enorme, perché anche io avrei voluto averla dal momento che ho cresciuto sul campo di mondiale. La cosa è che lui pianino pianino si renderà conto che è una cosa bella. Comunque il goal sarebbe di essere campione del mondo. Sì, sappiamo comunque che il primo anno è impossibile. Io gli do 3-4 anni per stare davanti e comunque secondo me è possibile di farlo. Tagliamo. Cancelliamo.